Prima visita in Sicilia del ministro dei beni culturali Massimo Brai e come prima tappa sceglie Racalmuto con un obiettivo ben preciso, presentare progetto pilota La strada degli scrittori, un percorso turistico-culturale che va da Racalmuto a Porto Empedocle, passando dai luoghi nativi di Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Luogo scelto per l'iniziativa non poteva che essere la fondazione intitolata allo scrittore racalmutese Leonardo Sciascia. Ministro, oggi a Racalmuto per presentare il progetto La strada degli scrittori, un progetto che può dare non solo turismo ma anche economia in questo territorio. Uno dei progetti che dovrà dare molta capacità al nostro paese di credere in un turismo consapevole delle sue ricchezze, delle sue bellezze, della sua storia. Questa idea di avvicinare appunto i percorsi del turismo ai percorsi che un giorno hanno visto le tracce dei nostri grandi scrittori è un'idea che sicuramente potrà contribuire a questa nostra ricchezza. Oggi sto visitando questa meravigliosa collezione di ritratti di Sciascia che mostrano tutto il suo gusto, il suo sapere, la sua capacità di saper guardare. Ecco, se noi riusciamo a riprodurre per i turisti che vorranno visitare una terra così bella come la Sicilia, questa capacità di coglierne le bellezze, le tracce del passato, ma anche quello che noi sapremo disegnare come futuro di questa terra, sarà il modo migliore per disegnare un futuro e una crescita capace di valorizzare la tutela di questi paesaggi. Quale sarà il ruolo del Ministero in questo progetto? Ma è quello di spingere tutti gli enti locali, le associazioni, le fondazioni come la Fondazione Sciascia a stare insieme, a fare sistema nel raggiungimento di obiettivi comuni. Dobbiamo tutti credere che c'è bisogno di questo cambiamento perché è un cambiamento che può davvero aiutarci a disegnare un futuro per il paese e soprattutto per i nostri cittadini, per i nostri figli. Altrimenti, appunto, loro continueranno ad andare via da questo paese, ad allontanarsi non vedendo, la possibilità di un futuro. Credo che invece sia il nostro primo dovere di stare tutti quanti insieme a riflettere e a fare quelle scelte necessarie a fare in modo che questo futuro sia un futuro pieno di opportunità. Il progetto lanciato dal giornalista Felice Cavallaro è stato esaminato lo scorso settembre da cinque assessori regionali: Michela Stancheris, Maria Rita Sgarlata, Linda Vangheri, Nelly Scilabra e Mariella Lobello. Gli stessi assessori hanno stilato un protocollo che è stato presentato e siglato questa mattina alla presenza, oltre del ministro Brai, anche del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone. È il giorno della firma di un protocollo che 5-6 assessorati della Regione Siciliana siglano davanti al ministro Brai, credendo in un progetto che dovrebbe rivitalizzare tutto ciò che si muove da Racalmuto a Porto Empedocle, 30 km di cultura, di offerta turistica e culturale a un turista che non deve fermarsi soltanto 2 ore davanti al Tempio della Concordia e poi scappare via. Bisogna riuscire a offrirgli tante opportunità per visitare. Facciamo l'esempio solo di Racalmuto, la Fondazione Sciascia, con tutti i suoi ritratti, i quadri, le opere, i video. Il Teatro Regina Margherita, dove Sciascia mise in scena la sua prima opera, il Circolo Unione con la poltrona in cui Sciascia si sedeva leggendo i giornali la mattina, la tomba di Sciascia, il Castello Chiaramontano, la grotta di Fra Diego la mattina, il frate eretico che uccise il suo inquisitore spagnolo e sul quale Sciascia scrisse un libro. E beh, bastano queste cose, la casa in cui scrisse le parrocchie di Regalpetra in Contrada Noce, il suo Buen Retiro. Ma bastano soltanto queste cose per stare 3, 4, 5 ore a Racalmuto, poi bisognerà anche andare a mangiare da qualche parte, magari in una trattoria di Racalmuto. Il ristoratore, magari se arrivano delle scolaresche, dei cultori, tanto, assumerà dei camerieri. Ecco, cerchiamo di non fare scappare i nostri ragazzi verso la Germania e l'Inghilterra e lasciamoli qui valorizzando una miniera sulla quale siamo seduti, anche se guardiamo il cielo pensando che forse da un giorno all'altro cade un posto da precario. Non ne cadono più posti da precario.
Ma l'idea è nata da un'interlocuzione che avevamo avuto con gli abitanti, con Felice Cavallaro e con chi lavora per Sciascia, di far nascere qualcosa che avesse senso e che fosse davvero strutturato, quindi non l'idea di semplicemente promuovere, ma creare una promozione che nascesse anche dal territorio. Quindi l'idea è quella che chi è di questo territorio possa valorizzare quello che ha. Quindi la mia idea è quella di un progetto turistico che possa essere anche, diciamo, di supporto ad Agrigento, che come sappiamo è il problema delle visite veloci, no, del turista che va e viene. Invece io quello che voglio fare è strutturare bene anche il territorio che c'è attorno. Sicuramente questo è uno di quegli esempi eccellenti, cioè, insomma, ci sono altri paesi che di vie anche meno note ne hanno fatto una fortuna, quindi noi che abbiamo questi tre grandi autori a partire da Sciascia direi che è d'obbligo. L'idea nasce proprio da un protocollo, quindi da una cosa che sia molto strutturata, interassessoriale, per far nascere la strada, per fare in modo che sia a livello di governo e di istituzione, sia a livello territoriale, abbia una vera e propria esistenza, quindi non un modo di dire o un, diciamo, un annuncio, ma una struttura che possa nascere sia a livello turistico, imprenditoriale, di formazione, quindi strutturare qualcosa di solido. Presidente, si punta sulla cultura, su questo progetto per attrarre turismo e quindi attrarre anche economia? Era ora, possiamo dire, no? Perché tutti ci riempiamo la bocca, per carità. I politici per prima, quindi io mi metto in mezzo, non mi sottraggo a questo ragionamento, ma ho una responsabilità in più come presidente dell'ARS e come presidente della Fondazione Federico II. Tante risorse culturali che messe assieme, messe in rete, possono essere il volano, il punto di svolta per l'economia della nostra Sicilia. Secondo me è arrivato il momento buono. Peraltro dobbiamo pure evidenziare che grazie anche all'autorevolezza del dottor Felice Cavallaro, che ha messo assieme lo Stato, il governo regionale, il Parlamento regionale, qua può ripartire da Racalmuto la vera politica culturale. Già oggi, proprio venendo in questa splendida Racalmuto, mi è arrivata la telefonata da alcuni amici di Enna: ma quello che stanno facendo a Racalmuto, perché la notizia per fortuna si è diffusa, perché non lo facciamo in provincia di Enna? Ecco, questa è una concorrenza positiva. Partiamo da questo progetto, vediamo di esportarlo fuori. Io sono uno di quelli che pensa che non è vero che mancano le risorse, non è vero che mancano le idee, purtroppo dobbiamo mettere da parte, possiamo dire, la voglia di essere in ogni caso protagonisti o attori assoluti. Questo è il limite della nostra Sicilia. Riusciamo a farlo? A mio avviso sì, questo è un buon punto di partenza. Parte da Racalmuto perché oggi c'è la riunione, la stiamo facendo qui a Racalmuto. In effetti parte da una sinergia di questi centri di Agrigento, Portempedro e anche Racalmuto, al quale in seguito si potrà aggregare anche Palma Montechiaro, che non è su questa strada ma è un tiro di scopo. È un progetto che potrà coniugare cultura e sviluppo, e quanto di più bello ci possa essere. Si porta avanti, ci porta avanti la cultura, ma si traina dietro tutto un indotto turistico, culturale ed economico che è una risorsa enorme per questo territorio. Dopo, il ministro ha visitato i luoghi amati dai tre scrittori agrigentini fino ad arrivare a Portempedro con un momento di riflessione sul dramma del Mediterraneo, un omaggio ai migranti annegati a Lampedusa, una visita al cimitero dove sono sepolte alcune delle vittime della tragedia del 3 ottobre scorso. Dopo farà visita a Portempedro nel cimitero dove sono sepolte le vittime del naufragio del 3 ottobre. La mia è una visita privata di rispetto per quello che è il valore della vita di ogni uomo, ma è anche, come dire, la consapevolezza che proprio in Sicilia il valore della conoscenza delle culture differenti della nostra, della capacità di saper rispettare e accogliere chi ha una cultura e una storia diversa dalla nostra, è un segno di grande civiltà che per moltissimi secoli ha fatto di questa terra, della Sicilia, uno dei luoghi più importanti del mondo.